Siamo vicini. Il segnale viene da oltre questo crinale. Tenete gli occhi aperti. Se vedete movimento, scappate. Allacciate le cinture. È ora di farci strada e trovare un po' di risposte. Che cosa abbiamo qui? Zaidi, ho trovato altre note dell'agente di Monroy. Credo che ci stiamo avvicinando alla loro colonia. Sembra che Monroy non ritenesse così pacifici. Quando la loro tecnologia ha cominciato a sfasciarsi, ha sospettato un sabotaggio dei Pax. E mentre montava la tempesta, li hanno beccati a un obelisco, intenti in rituale. Monroy pensava che i Pax causassero le tempeste. Io... beh, ho pensato la stessa cosa quando ho visto Augusta alle rovine, nella foresta. Monroy ha ordinato ai suoi di fermarli. Quel giorno la dottoressa Indira ha registrato i primi Pax morti. Ottimo, continua a cercare. Forse riusciamo a ricostruire la loro storia.
Quando le prime tempeste hanno distrutto la loro energia, Monroy è andato su tutte le furie. Nella giungla. Forse questa città è il posto che abbiamo scoperto?
Pax è stato al grande tempio per mostrargli come entrare in comunione. Mio Dio. Monroy ha completamente frainteso i Pax. Ci sono tantissime gabbie qui, sono piene di scheletri. Sembrano scheletri di Pax. Thank you.
Dopo aver giustiziato i leader dei Pax, la gente di Monroy si spostò in città, trasformandola nella loro colonia. Rubarono ai Pax le loro dimore, obbligandoli a lavorare per loro, a servirli. Cioè li hanno ridotti in schiavitù. Ritenevano i Pax responsabili della distruzione dei loro macchinari. Non importa cosa pensavano, non si può ridurre una razza intera in schiavitù. Ci sono centinaia di Pax morti, giustiziati e accatastati qui. L'intera città è una fossa comune. Sono stati gli uomini di Monroy. Ora comincia a essere chiaro. Di chi avevano paura i Pax? Da chi volevano difendersi trasformandosi in ferali?
Questo era un mercato di schiavi. Parla di quando furono travolti dalla tempesta più grande. Centinaia di... E con tanti obelischi distrutti, i Pax non ebbero più modo di usare i loro segreti per controllare le tempeste. Coi Pax che lasciavano la città, temeva una sommossa. Monroy nominò generale un certo Nikolai Galiatkin e lo mise a capo della produzione di armi. Si tratta delle armi usate dai ferali contro di loro in un secondo momento. Monroy, questo posto è stracolmo di bandiere, tutte con la sua faccia, credo. Si era proclamato re dei Pax. Re? Tiranno. Il cortile è sicuro.
Monroe organizzava dei raid per dare la caccia ai Pax in fuga. I ferali. Di certo non se l'aspettava. Ma Monroe non si diede per vinto. Quello stronzo si addentrò nel deserto per dar loro la caccia, per scoprire da dove venivano. Così arrivò al canyon e scoprì il grande obelisco. Lì finalmente comprese chi fossero i ferali, ma proprio in quel momento fu comunicato che la città era sotto attacco. Quello fu l'inizio della fine. Ho l'ultimo diario della dottoressa. Come lo sai? L'ha scritto appena prima di essere giustiziata da Monroe. Cercò di negoziare una tregua coi Pax, pensando di placare i ferali se avesse consegnato loro Monroe.
Ho raggiunto il tetto. L'edificio è libero. Cosa vedi? Meglio se vieni e vedi con i tuoi occhi. Questo Monroy era un pazzo. Ehi, c'è una nave. Quella è la Caravan? Non è possibile. Non ha mai lasciato la Terra. Il motore è esploso. Sono morti in migliaia. E allora che cos'è quella? La fonte del maledetto segnale. Il segnale di Monroy. Non c'è alcun luogo oltre la tempesta, viene da là dentro, protetto dall'anomalia, esattamente come il collegamento nella valigetta. Io proprio non capisco. Neanch'io. Non ha alcun senso. La Caravel è esplosa davanti a tutti durante la sua costruzione. Anche se i terrestri fossero stati davvero in grado di ricostruirla, sarebbe partita dopo di noi. Noi siamo stati i primi. In ogni caso, ciò che è certo è che Monroy ha schiavizzato il popolo di August. Li ha massacrati. Così loro sono mutati volontariamente in selvaggi. Per potersi difendere. Ho chiuso. Con tutto questo. Qualunque cosa vi aspetti su quella nave, io non ne voglio far parte. Tiago. Non puoi lasciarci adesso. Pensavo non fossi un disertore. Quello che hanno fatto al popolo di August. Quello che abbiamo fatto ad August. Non capite? Grazie per avermi lasciato venire con voi. Facciamola finita. Dobbiamo entrare nella Caravan. Ci siamo. La nave, il segnale, il giardino. È giunto il momento di dare un senso a tutto. Facci un cenno e partiamo, Outrider.